Buonasera da InfoStudio, martedì 29 gennaio. C'erano contrasti tra gruppi di persone che gestivano lo spaccio di droga a Crotone, quasi tutte del quartiere Fondo Gesù, alla base della sparatoria del 9 gennaio scorso, in cui alcune persone, due persone almeno, spararono con un fucile caricato a pallettoni, una pistola calibro 9, contro un bersaglio che non era stato identificato. Adesso però gli inquirenti ritengono di aver inquadrato anche le potenziali, per fortuna mancate, vittime, tra le quali però c'era da annoverare quel giorno a quell'ora, ora di punta alle 13, di fronte all'autostazione, molte persone inermi, tantissimi gli studenti, i giovani. E fra l'altro, proprio per evitare ritorsioni nei confronti di un testimone, la polizia è entrata in azione ed oggi 10, altre 10 persone sono finite in manette. Ci racconta tutto Francesca Traverso. Si chiude il cerchio sul tentato omicidio dello scorso 9 gennaio nel rione Fondo Gesù di Crotone e si chiude in fretta, soprattutto perché dalle intercettazioni emerge come gli autori stessero cercando di individuare uno dei testimoni, la cui collaborazione condusse all'arresto di Ferdinando La Forgia, l'uomo che quel giorno sparò col fucile ad altezza d'uomo. Quel tentato omicidio, avvenuto in maniera eclatante alle 13:20 in una strada affollata da studenti e pendolari, fu la risposta al pestaggio di un parente di Ferdinando La Forgia. Ma l'intera vicenda è maturata in un più ampio contesto legato al mondo della droga. Non a caso, tra le 10 persone arrestate dalla squadra mobile della Questura di Crotone nell'operazione Ora di Punta, alcune sono accusate di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina, altre di una serie di episodi di spaccio di droga. Le indagini hanno permesso di identificare gli altri due componenti del comando, Massimo e Gianluca La Forgia, che sarebbero stati in auto assieme a Ferdinando, ma anche di far emergere un'attività di spaccio che coinvolge persone vicine al gruppo dei La Forgia e che sarebbe alla base dell'agguato. Sicuramente questa attività, che ha rappresentato un seguito di quella prima serie di arresti che abbiamo fatto la settimana scorsa, ha consentito da una parte di poter capire chi fossero gli autori di questa sparatoria ulteriori, ma dall'altra anche nel corso di queste attività sono emersi tutta una serie di scenari relativamente alle motivazioni che avevano determinato questo grave gesto, e cioè l'attività di spaccio di sostanza stupefacente. Quindi questo ci ha permesso, grazie a una breve ma intensa e devo dire anche produttiva per quanto riguarda proprio la ricchezza degli elementi che abbiamo raccolto, di poter anche nei confronti di altri soggetti ipotizzare per l'appunto l'ipotesi di detenzione fin di spaccio di sostanza stupefacente. I capi di imputazione si riferiscono sia al tentato omicidio per 2 delle 10 persone, anzi 3 delle 10 persone, perché lo stesso Ferdinando comunque è stato raggiunto da un'ulteriore misura. I rimanenti invece sono appunto, gli viene imputato proprio questa attività di spaccio di sostanza stupefacente e in qualche modo sono tutti riconducibili al gruppo La Forgia. Probabilmente una delle cose più gravi di questa operazione è l'intercettazione nella quale alcune delle persone arrestate cercavano di risalire all'identità del testimone che ha permesso di arrestare Ferdinando La Forgia. Sì. Certamente era un aspetto preoccupante, soprattutto perché queste persone hanno dimostrato nei fatti di avere disponibilità di armi, perché che qualcuno si interessi di chi possa essere il testimone in un certo processo, come dire, è cosa quotidiana. Che se ne interessino persone che hanno fucili o pistole, sicuramente è fatto allarmante e questo ci ha fatto accelerare molto le indagini, far stringere il cerchio attorno ai responsabili e eventualmente, come dire, lasciar perdere qualunque altro aspetto che pure poteva essere interessante e che stava emergendo dalle intercettazioni. La Guardia di Finanza e la Questura di Roma hanno confiscato beni per 1.300.000 euro al clan Gallace Novella di Guardavalle, confisca che riguarda 9 immobili che si trovano tra Anzio Nettuno e Cappadocia in provincia dell'Aquila, mentre Anzio e Nettuno sono entrambi comuni in provincia di Roma, un terreno che si trova ad Aprilia in provincia di Latina, 6 auto, 3 moto, una ditta individuale, l'intero patrimonio di una società e 9 tra conti correnti e polizze assicurative. L'indagine è stata coordinata dalla Procura Antimafia di Roma che ha ricostruito la carriera criminale e il patrimonio di 7 persone coinvolte nel traffico di droghe. Tra esse ci sono 2 esponenti di vertice della cosca Gallace Novella che è da anni, ma da molti anni, trapiantata
tra Anzio e Nettuno. Si tratta di Angelo Gallace e di Liberato Tedesco, condannati in primo grado dal Tribunale di Velletri nel 2013 e ritenuti, ripeto, al vertice della cosca. Tedesco ha anche scontato una condanna per omicidio a 24 anni di reclusione, un omicidio avvenuto nel lontano 1974 nell'ambito della faida di Guardavalle. Gli altri destinatari della confisca sono Umberto, Alessandro, Francesca e Tiziano Romagnoli e Giuseppe Profenna. Per loro, fra l'altro, anche la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni nei confronti di Umberto Romagnoli, Angelo Gallace e Liberato Tedesco, e per 2 anni per gli altri 4. Dunque, era sorta una psicosi per il viadotto Cannavino dopo che erano state ritrovate tracce di calcinacci, in sostanza, sotto il viadotto. Erano state pubblicate alcune foto sui social in cui si vedevano questi pezzi di calcinaccio precipitati sull'asfalto del vecchio tracciato della statale 107. Però oggi sono arrivate rassicurazioni da parte dell'ANAS, che ha anche ultimato la progettazione dell'intervento per l'adeguamento sismico del viadotto. È stato avviato un tavolo tecnico di confronto, fra l'altro, con i rappresentanti del territorio, intervento questo che avrà un costo di 4 milioni di euro e che durerà circa un anno, 12 mesi. Si procederà ad un ripristino corticale, detto del calcestruzzo, e all'adeguamento sismico secondo la normativa vigente. Riguardo all'allarme che è stato rilanciato dai social, l'ANAS ha fatto sapere che dalle verifiche risulta che l'origine delle porzioni di calcestruzzo che sono state ritrovate e fotografate sia riconducibile a un piccolo distacco isolato di materiale in corrispondenza dell'unione di due conci del viadotto. A tale riguardo si precisa che non sussistono criticità per la staticità dell'opera. Giovedì prossimo abbiamo fatto cenno appunto a questa riunione, a questo tavolo tecnico con i rappresentanti del territorio. Giovedì 31 gennaio i sindaci dei comuni interessati prenderanno parte ad una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale, convocato in prefettura a Cosenza, per l'analisi congiunta insieme all'ANAS degli interventi da adottare sui percorsi alternativi per indirizzare il flusso veicolare quando il ponte verrà chiuso per la durata dei lavori non inferiore, fanno notare dall'ANAS, ai 6 mesi. Oggi ha scritto, per essere più precisi, al Gazzettino di Padova, che è uno dei quotidiani più diffusi del nord-est e, dato che stiamo parlando di Venezia, è un giornale di riferimento, ha scritto Gabriella Straffi, che è l'ex direttrice del carcere di Venezia, per raccontare del suo incontro con Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria di origine calabrese che è morta il 12 gennaio dopo 2 anni di agonia in seguito ad un colpo di pistola partito dalla sua arma di ordinanza. Ebbene, la Straffi ha parlato di un rapporto scorretto di un agente di polizia penitenziaria nei confronti di una detenuta e di nessuna vicenda legata al traffico o all'uso di droga in carcere. Vi ricordo che la Procura di Venezia sta indagando sull'arma dopo che da prima si era parlato di un possibile tentativo di suicidio che aveva portato al ferimento grave e ora alla morte purtroppo di Sissi. E dunque, secondo quanto scrive nella lettera la Straffi al Gazzettino, l'agente Trovato Mazza mi parlò, precisa la Straffi, di dichiarazioni confidenziali raccolte da alcune detenute e che riguardavano esclusivamente un comportamento scorretto da parte di un agente nei confronti di una detenuta. Mai, in nessuna circostanza, aggiunge l'ex direttrice del carcere, né in quel frangente, neppure in passato, l'agente Trovato Mazza mi riferì di scambi di droga all'interno del carcere. Inoltre, l'ex direttrice sottolinea che le detenute vengono sottoposte assiduamente a esami tossicologici che vengono eseguite perquisizioni periodiche anche con l'ausilio di cani antidroga. Sta di fatto che anche le parole della Straffi, che poi risulterebbero anche tanto più intempestive e i concetti in esse contenute gravi se sono state riferite solo adesso, vi ricordo, ripeto, che all'inizio era stata rubricata come suicidio, l'indagine era terminata con l'ipotesi di tentativo di suicidio, ipotesi alla quale nessuno, a partire dai familiari della gente morta, ha mai creduto. Anche chi l'ha visto su Rai 3 si è più volte occupato di questo caso ed ha contribuito alla riapertura dell'inchiesta, all'approfondimento delle investigazioni su quanto è accaduto. I fermo immagine che state vedendo, ai quali poi si sovrappongono anche dei
delle scritte sono quelli degli ultimi istanti di vita di Sissi Trovato Mazza, che era andata a trovare questa detenuta nel carcere, nell'ospedale di Venezia, una detenuta che stava che aveva appena partorito, e pochi istanti dopo venne ritrovata nell'ascensore del carcere con un colpo di pistola alla testa. La squadra mobile di Vibo Valentia ha arrestato per tentata rapina Fabrizio Greco, 42enne, residente a Ionadi, anche se vibonese d'origine. L'uomo è ritenuto responsabile del tentativo di rapina avvenuto il 21 novembre scorso proprio a Ionadi. Greco era stato notato da una persona mentre si aggirava attorno ad alcune auto. Quando questa persona che l'ha notato gli ha chiesto spiegazioni, l'uomo ha estratto un fucile e ha tentato di rapinarlo. La vittima però era riuscita ad allontanarsi rapidamente a dare l'allarme, e le indagini hanno poi permesso di appurare che poco prima del colpo fallito ce n'era stato un altro nel quale sempre Greco avrebbe tentato di rapinare un commerciante di generi alimentari, ma anche quella rapina aveva avuto lo stesso epilogo di quella successiva. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Olimpia Anzalone. A Catanzaro Lido la polizia ha notificato un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare a un uomo di 45 anni con problemi di tossicodipendenza che ha maltrattato e usato violenze fisiche e psicologiche ai danni della moglie e dei figli minori. Il provvedimento è arrivato dopo una denuncia della donna che era stata aggredita sul luogo di lavoro verbalmente, poi minacciata di morte anche con un coltello puntato addosso. Numerosi, secondo quanto è stato accertato, gli episodi di violenza da parte dell'uomo, spesso alla presenza anche dei figli, che pure essi sono stati vittime degli atteggiamenti del padre. La CISL chiama alla serrata i suoi iscritti in vista della mobilitazione nazionale, manifestazione che si terrà, lo ricordo, il 9 febbraio prossimo a Roma e che vede la riunione, diciamo, l'unitarietà ritrovata da parte della triplice di CGIL, CISL e UIL. Serve, sostengono sia i vertici della CISL calabrese che i vertici nazionali. È arrivato Gigi Sbarra, che è stato a lungo segretario generale della CISL, per questo attivo che si è tenuto a Catanzaro. Serve un immediato cambio di rotta, soprattutto nelle politiche per lo sviluppo e fiscali, per rilanciare l'economia del Sud e più in specie della Calabria. Un governo che si definisce di cambiamento non può chiudersi al dialogo e al confronto, specie in un momento storico nel quale, attraverso la concertazione, è tempo di costruire un nuovo e moderno patto sociale per l'economia, la crescita ed il lavoro. Lavoro che è la parola riecheggiata forse migliaia di volte durante l'incontro promosso a Catanzaro dalla CISL, che serra le fila in vista della giornata di mobilitazione nazionale prevista a Roma per il 9 febbraio prossimo. Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto, ricorda come la decisione di indire la mobilitazione sia stata presa dopo che si è rivelato vano l'incontro col presidente del Consiglio del 10 dicembre scorso, durante il quale i sindacati avevano chiesto che il governo acquisisse pezzi della piattaforma unitaria per cambiare la legge di bilancio, specie in materia di infrastrutture, politiche industriali, riforma fiscale, mezzogiorno, investimenti per la scuola e la formazione. Dopo la chiusura, dice Sbarra, l'unica risposta non poteva che essere il ritorno in piazza. Il 9 di febbraio saremo a Roma per una grande manifestazione che vede in piazza il popolo del lavoro, il popolo dei pensionati, per chiedere un cambio di passo ad un governo che nella sua strategia, nella sua visione del paese sacrifica gli interventi a favore della crescita, dello sviluppo e del lavoro. L'Italia non ha bisogno di misure assistenziali, non ha bisogno di risorse da impegnare sulle spese correnti, ma bisogna mettere al centro il tema del lavoro. Il tema del lavoro che cambia, il lavoro che si perde, il lavoro che diventa sempre più una chimera per tanti giovani disoccupati, soprattutto meridionali, costretti a mettersi in mobilità per cercare forme di realizzazione professionale e lavorativa. Ed il lavoro che manca, ricorda il segretario generale della CISL calabrese Tonino Russo, è causa dell'emorragia inarrestabile causata dalla partenza di tanti giovani calabresi, che impoverisce la regione e condiziona negativamente qualsiasi ipotesi di riscatto futuro. La Calabria è una regione che soffre molto e purtroppo le politiche economiche e sociali di questo governo non guardano a questo territorio. Il vero male di questa regione è il lavoro che manca. E questa finanziaria non investe per risolvere questo problema. Questa è una regione che si emigra, tantissimi giovani, oltre 4.000 giovani all'anno abbandonano questa terra
per andare a trovare lavoro altrove. Questo è un problema, è un male per oggi e soprattutto per la prospettiva anche del domani. Quindi veramente c'è l'obiettivo, lo scopo di questa iniziativa è quello di organizzare questa grande manifestazione del giorno 9 di febbraio, dove contiamo di portare a Roma 4-5 mila lavoratori, lavoratrici e pensionati calabresi, per dire a questo governo che bisogna invertire rotta. All'assemblea ha partecipato anche il deputato del PD Antonio Viscomi, ad avviso del quale alla Calabria servono un sussulto del mondo produttivo ed una ritrovata coesione tra le parti sociali. Questo territorio ha bisogno di uno scatto di orgoglio del sistema imprenditoriale, perché il lavoro non lo creeranno mai decreti, leggi, bandi e così via, lo stiamo vedendo, anzi se la legge è sbagliata crea problemi come il decreto dignità sulla dattile di Crotone ad esempio, no? Il lavoro viene creato dalle imprese, imprese innovative capaci di stare sul mercato, e noi abbiamo la capacità di competere utilizzando e mettendo in rete tutta una serie di risorse, la natura, la cultura, le università, la capacità di innovazione e di ricerca, ma per fare questo dobbiamo essere tutti insieme verso la stessa direzione. Domani mattina alle 10.30 a Catanzaro, presso la sede della cultura, si inaugura la sezione giovanile di judo delle Fiamme Oro, che come è noto è il corpo, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Ci sarà anche il prefetto Franco Gabrielli, il capo della Polizia, e con lui Pino Maddaloni, che per l'Italia vinse un oro olimpico alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Ci saranno anche gli allievi della scuola di judo di Lamezia Terme del maestro Enzo Failla. Ce ne occuperemo, ve lo preannuncio, e intanto vi ringrazio per averci seguito. Prima di chiudere, un'occhiata alla home page del nostro sito All News di Gcal24. In primo piano in questo momento sia l'operazione Ora di Punta, di cui ci siamo occupati, 10 arresti che riguardano le indagini nella sparatoria del 9 gennaio nel quartiere Fondo Gesù di Crotone, e poi una notizia della quale abbiamo parlato alle 13.50, ovvero questa statua di San Francesco che lacrima a Pannacone di Cessaniti nel Vibonese. Ovviamente la chiesa invita, il parroco ma anche la diocesi invitano alla prudenza, come è scontato, direi, è saggio in questi casi. Grazie di nuovo per l'attenzione e buona serata.